Buongiorno, siete pronti per un nuovo appuntamento con il fitness e la buona alimentazione. Benvenuti a Buongiorno Fitness. Oggi ci rechiamo nella palestra Le Lune Fitness di Silvi Marina per il nostro allenamento e conosciamo un volto nuovo di questa realtà, Manuel, che ci mostrerà gli esercizi che vi auguriamo di fare insieme a noi oggi. Venite con me. All'interno della palestra salutiamo Manuel Tuttolani, buongiorno, ciao, buongiorno. E Luca, che sarà il suo modello oggi. Manuel, parlaci brevemente di te, così ti conosciamo. Sì, allora, io sono un ragazzo di Atri che sono da poco qui presente all'interno della palestra come istruttore. E oggi andremo a fare alcuni esercizi con il mio atleta qui. Lavoreremo principalmente il dorso e il pettorale. Il primo esercizio si chiama il rematore con manubrio singolo. Allora, nell'esecuzione dell'esercizio andremo a lavorare principalmente il dorsale. Lui partirà con l'esecuzione. Esatto. La posizione deve essere simmetrica, non deve superare la parte della spalla, e poi lui scenderà piano piano e continuerà l'esecuzione, esatto, senza mai superare la spalla. Quante volte va ripetuto questo esercizio? Allora, principalmente noi faremo un 3x12, però si può anche alternare con uno strip, che sarebbe cioè una variazione di peso, cioè andando a salire oppure a scendere con il peso. Per chi lo fa per la prima volta, ma lui sta sollevando 16 kg, ma esatto, cosa consigliamo a chi? Consigliamo per chi lo fa per la prima volta, ovviamente, carichi molto leggeri, più che altro per l'esecuzione del movimento. Quindi 1 kg, 2 kg, cominciamo, no? Ma anche 3 o 4. Anche 3 o 4. Allora, l'esercizio ovviamente va svolto per entrambe le braccia e va ripetuto ovviamente 4 serie per 12 esecuzioni e con un carico ovviamente alla portata di chi esegue l'esercizio. Luca si è spostato al pull, quali sono i benefici di questa macchina? Allora, i benefici di questa macchina sono soprattutto che andremo a allenare la parte del gran dorsale. È principalmente un esercizio molto più, diciamo, delimitato, nel senso che ovviamente è molto più controllato rispetto a un rematore singolo e quindi è un esercizio accessibile quasi a tutti gli atleti che si spingono alla palestra. Vediamo. Allora, nell'esecuzione dell'esercizio, allora, il petto deve essere in fuori, le scapole devono essere addotte, lui effettuerà una tirata verso di sé e nel rilascio cederà un pochino per poi tirare di nuovo verso se stesso. L'importante è non lasciare il peso in modo tale che non scappi dalle proprie mani e controllare sempre l'esecuzione del movimento. Quante volte ripetiamo l'esercizio? Allora, qui lo ripetiamo, facciamo sempre per chi si avvicina alla palestra, magari facciamo un 3x10, mentre per chi già è un pochino più esperto possiamo aumentare il numero di serie e anche di ripetizioni.
Manuel, ci sono delle possibilità di svolgere a casa questi esercizi? Sì, certamente. Allora, soprattutto l'esercizio che abbiamo effettuato prima con il rematore singolo possiamo fare con una semplice bottiglia. Ovviamente il peso in base, possiamo prendere una bottiglia da 2 litri. Mentre questo possiamo costruire con una scopa di legno e attacchiamo 2 bottiglie ed effettuiamo l'esercizio tirando verso di noi il peso. Allora, noi ti ringraziamo, questo battesimo televisivo grazie. Direi che è andato benissimo. Grazie a Luca per essersi prestato a fare gli esercizi. E noi ci trasferiamo nella seconda parte, quella dell'alimentazione, la nostra trasmissione. A tra poco. Dottoressa Veciorek, buongiorno. Dottor Berardi, buongiorno. Chiediamo subito, si può prevenire l'ipertensione arteriosa con una dieta adeguata? Sicuramente alimentazione adeguata è la prima arma che abbiamo contro ipertensione, ma anche in concomitanza già in cura farmacologica in atto. A quali alimenti dobbiamo fare attenzione? Particolare attenzione agli alimenti ricchi di sale, quindi tutto quello che è conservato sotto il sale, formaggi stagionati, cibi come insaccati, prosciutto, cibi in scatola che sono conservati sotto il sale. Attenzione all'eccesso calorico, perché anche questo è molto negativo nei confronti dell'ipertensione. Sedentarietà è un altro nemico della ipertensione. Ecco, quale stile di vita può aiutarci nella prevenzione? Mangiare regolarmente, 5 pasti al giorno, abbondanza di verdura e frutta, non usare troppo il sale, magari sale solo fine cottura, evitare cibi che sono già pronti da utilizzare, che sono sempre più ricchi di sale, basare propria alimentazione sui cibi fatti al momento, evitare il fumo, regolare svolgimento dell'attività fisica. Dottor Walter Berardi, responsabile della farmacia comunale di Silvi, lo ricordiamo, è opportuno quindi tenere sotto controllo frequentemente la pressione? Beh, assolutamente sì, soprattutto quando non si è più giovanissimi, anche perché l'ipertensione è quasi sempre asintomatica. Lo si può fare o semplicemente misurando la pressione a casa o in farmacia, o meglio ancora facendo un oltrepressorio che tiene monitorata la pressione per 24 ore e quindi tiene conto delle diverse fasi della giornata, che è molto importante. L'apparecchio è questo qui, viene montato al braccio, si riporta dopo 24 ore, dopodiché vengono scaricati i dati e inviati al medico specialista che può fare il referto. È un servizio che facciamo già da diversi anni in farmacia, ma non tutti ne sono a conoscenza, quindi approfitto della trasmissione per dirlo a tutti: se dovete fare un oltrepressorio, ma anche un oltercardiaco o un elettrocardiogramma, potete venire da noi. È un'ottima comunicazione sulla prevenzione. Grazie al dottor Walter Berardi. Grazie a voi. Grazie alla dottoressa Anna Veciorek. Noi vi diamo appuntamento dalla farmacia a domani, ultima puntata della settimana, con Buongiorno Fitness. Grazie al nostro tecnico Alberto Capo. Vi auguriamo una felice giornata.